Il tempo passa, scorre inesorabile e io sto invecchiando. Le mie mani si stanno trasformando, le rughe e i capelli bianchi bussano alla porta. Il mio corpo sta cambiando e cambia anche il mio paese, ma i miei ricordi restano indelebili nella mia mente. Non devono morire. I miei ricordi saranno anche i tuoi. Caro figlio mio, diversi secoli fa questo borgo si chiamava Palmola. Con questo termine in passato si indicava una piccola estensione di terra e infatti San Vitaliano non era altro che un piccolo insediamento di contadini. Un anno molto remoto ci fu una forte siccità che mise a dura prova i contadini e i loro raccolti. Un giorno giunse un viandante che chiese di rifocillarsi per poi proseguire per il suo cammino. Fu accolto con gentilezza e amorevolmente da questi nostri avi e a questo forestiero, che fino a quel momento non aveva rivelato la sua vera identità, fu raccontata tutta la loro preoccupazione per la carenza di acqua che li affliggeva e che metteva a rischio il loro raccolto e tutto il bestiame. Il forestiero rassicurò i contadini che sarebbe giunta a breve la pioggia e, per grazia ricevuta, quel borgo di poche anime avrebbe assunto il suo nome. Quel viandante era il vescovo di Capua, che si recava sul monte Partenio per ritirarsi in preghiera. Il suo nome era Vitaliano. Questa piazza è Piazza Nicola Tufano. Questo toponimo ancora oggi resta un mistero. Di certo abbiamo avuto a San Vitaliano un avvocato, Nicola Tufano, che ha ricoperto anche la carica di sindaco, e un parroco, Don Nicola Tufano. Sicuramente la piazza è stata intitolata a uno dei due e si ipotizza che nel corso degli anni, per errore di trascrizione, la vocale U si sia trasformata in O. Questa è la chiesa Maria Santissima della Libera. In questa chiesa ho ricevuto il mio primo sacramento, il battesimo. Andiamo a conoscerla meglio. Non si conosce la data precisa di costruzione. Comunque fu eretta nel XVIII secolo e nel corso degli anni ha subito diversi restauri. L'ultimo proprio nel 2016 e infatti è ancora chiusa. Gli elementi caratterizzanti sono costruzione in tufo, ampia navata, abside, arco trionfale, altare maggiore a ridosso dell'abside e altarini secondari lungo la navata.
al centro dell'abside troneggia la statua del nostro patrono, San Vitaliano. La facciata è arricchita da una torre con orologio sul lato sinistro, che scandisce le ore con le sue piccole campane. A ridosso dell'abside, nella parte posteriore, vi è il campanile che non è visibile, in quanto, dopo il sisma del 1930, la parte superiore fu abbattuta perché pericolante. In questa chiesa ho ricevuto anche l'altro sacramento, la prima comunione. A proposito di comunioni, ti devo far vedere l'ex convento delle suore di San Vitaliano, perché nel giorno delle prime comunioni si partiva da lì per poi giungere in chiesa. Dopo la celebrazione in chiesa in corteo, tutti i ragazzi percorrevano le strade del paese, accompagnati dalla banda musicale e dai propri genitori. Andiamo a vedere. Questo era il convento delle suore di San Vitaliano, con annessa chiesa di stile gotico. Le suore serve di Maria Santissima Addolorata per decenni hanno accolto bambine orfane. Il palazzo, in realtà, era di proprietà della famiglia Venia. Fu ristrutturato e adattato a convento e nel lontano 1893 le religiose giungono a San Vitaliano grazie alla tenacia di Suor Maria Consiglia, fondatrice dell'ordine. All'interno vi era il teatrino. Questo locale era l'unico spazio del paese dove poter organizzare manifestazioni come recite, festival canori. Purtroppo oggi non è più possibile vederlo, ci restano solo foto di manifestazioni svolte lì, come quelle dell'Azione Cattolica di San Vitaliano e come quelle organizzate dalla Radio San Vitaliano. A proposito, sai che qui c'era anche una radio? Te la porto a vedere. Questa emittente radiofonica si chiamava Radio San Vitaliano. Che bello rivivere con te tutto questo. Eccola qua. Questa era la sede. Sopra c'era la regia con tutta la strumentazione. Giradischi, mixer, registratori a bobine, microfoni, cuffie. E io, quando riuscivo a salire al piano di sopra, accedevo ad un mondo fantastico. Per me era un sogno vedere tutti quegli strumenti che servivano per mandare in onda le canzoni. La cosa buffa è che le pareti delle stanze del piano superiore erano ricoperte da cartoni per contenere le uova. Era il modo più economico e spartano per insonorizzare gli ambienti. Come ti dicevo, la radio, tra le tante cose, organizzava per noi ragazzi dei festival canori, si chiamavano Bim Bum Bam, eccoci qua. E poi un altro evento che immobilizzava tutta la popolazione sanvitalianese era la tombola radiofonica. In pratica, nei giorni di Natale tutte le famiglie compravano cartelle del famoso gioco e poi la sera per radio estraevano i numeri. Chi aveva la combinazione vincente doveva immediatamente telefonare in radio. E questo era tutto in diretta, ovviamente. Ora ti porto a vedere quello che resta della campagna sanvitalianese,
Nel periodo estivo, finita la scuola, per guadagnare qualche soldo per le vacanze al mare, molti ragazzi andavano a lavorare in questi campi. Era dura la giornata lavorativa, ma a pensarci bene, credo che il vivere nella campagna, respirando l'aria profumata della terra bagnata dei raccolti, o il bere acqua freddissima direttamente dai pozzi che servivano per l'irrigazione, o camminare a piedi nudi nel capocanale, cioè il canale principale costruito ad arte con la zappa dal contadino nel quale scorreva l'acqua che serviva per irrigare tutti i moggi di terreno, non abbiano prezzo. Qui vi erano i regi lagni. In pratica erano dei canali realizzati dal viceré spagnolo per bonificare tutta l'area dell'agro nolano a Cerrano, fino a giungere in questa vasta opera di ingegneria idraulica nelle terre del Casertano. Qui scorreva il Clanio, fiume che partiva dai monti di Avella per giungere fino alla costa Domizia. Pensa che di martedì, dopo il lunedì di Pasquetta, intere famiglie a piedi partivano dalle loro abitazioni per fare la scampagnata qui, su questi canaloni. Per noi ragazzini erano momenti di felicità estrema. Secoli fa, tutto questo era chiamata Campania Felix. Ora, come vedi, l'uomo non ha più rispetto per la natura, come succedeva nei secoli passati. Per colpa di molti incivili ci sono discariche a cielo aperto e molti, per il facile guadagno, hanno inquinato intere aree fertili come la nostra campagna. Questo ti sto lasciando, caro figlio mio. Nel nostro amato paese ci sono due aree distinte e gli abitanti negli anni passati ci tenevano tantissimo al proprio luogo di residenza e quindi di appartenenza. Infatti c'era una forte rivalità tra i Leccise e i Ghiazzaiuolo. I Leccise erano quelli che abitavano tutta l'area circostante la chiesetta Ravie Cappelle, mentre i Ghiazzaiuolo erano tutti quelli che abitavano intorno all'area di Piazza Nicola Tufano. Il confine tra le due aree era dato dalla cappelletta della Croce adiacente alla scuola Guglielmo Marconi, anche se fino agli anni Ottanta era situata più avanti rispetto alla odierna collocazione in via Appia ed era realizzata in ferro battuto. Si pensa che questo termine, Leccise, tragga origine dal fatto che fino agli anni 50 a San Vitaliano non vi erano le fogne e dove ora sorge la scuola di Padre Pio vi era una vasca di raccoglimento di tutte le acque piovane e non. Di conseguenza vi era un proliferare di insetti fastidiosi che venivano chiamati lecci. Un'altra ipotesi sostiene che in quest'area vi era un albero, un leccio secolare, da cui appunto deriva la parola leccese. Invece i Ghiazzaiuoli
erano quelli che per prima hanno abitato il nostro paese con il primo insediamento del Trivale, per poi espandersi e successivamente iniziarono a edificare i primi manufatti religiosi che si trovavano nella zona dell'attuale Piazza Nicola Tufano. Sai che ci sono delle strade del nostro amato paese che hanno dei nomi diversi rispetto alla toponomastica ufficiale e un vero sanvitalianese deve non solo conoscerle, ma deve anche sapere il perché abbiano alcune vie un nome diverso. Questo è il Trivale ed è l'insediamento più antico del nostro paese. In genere, per indicare questo luogo, in dialetto si diceva Areto Trivale, cioè dietro al Trivale. Forse l'etimologia deriva dal fatto che, essendo il primo borgo abitato, vi era gente triviale. Altra ipotesi è che qui vi era la congiunzione di tre strade, in pratica le prime tre strade di San Vitaliano. Questo è il Vicinatiello, che in dialetto i sanvitalianesi lo chiamano Ocinatiel. Sarebbe il borgo che si sviluppò successivamente, dopo il castrum del Trivale, ed era adiacente ad esso. Ecco perché veniva chiamato il Vicinatiello, ossia il vicinato piccolino. Insieme a quest'area si andava sempre di più ad espandere un'altra zona del nostro piccolo borgo ed era il vicinato lungo, che i sanvitalianesi chiamavano Oceanat Lung. Questo perché urbanisticamente si sviluppava lungo l'attuale via Roma, con abitazioni che seguivano l'andamento stradale, assumendo una forma stretta e allungata. Ora ci troviamo in via Metastasio. Questa strada, per i più anziani, si chiama Avie Matalù. Ci sono due teorie circa l'origine di questo nome. La prima, che forse è quella più verosimile, si richiama al fatto che fino all'inizio del Novecento abitavano tutte famiglie che derivavano dallo stesso ceppo genealogico, appunto i Maddaloni, da cui deriva la strada dei Maddaloni. L'altra sostiene che il tutto si deve a un famoso macigno di granito posto all'inizio della strada proveniente da Maddaloni, la famosa Prete Mataluno. Una curiosità, andando più avanti, dopo la curva, da questo tratto di strada in poi, poiché era tutta campagna quando si voleva indicare questo luogo, i residenti di questa strada dicevano «Vaca vie for», ossia «vado fuori», cioè in campagna. Pensa un po', qui era tutta campagna. Questa è via Ariosto, meglio conosciuta come Avie Cappelle, perché qui sorgeva per l'appunto una piccola cappella e solo dopo fu eretto il famoso campanile e la relativa chiesa. Ora invece ci troviamo in via Petrarca, che prima veniva indicata come Avie Cisciana, perché era la strada che dal centro di San Vitaliano, precisamente da via Appia,
conduceva al limitrofo comune di Cisciano. In pratica, non esistendo tutta l'attuale zona urbanizzata di Piazza Leonardo da Vinci, questa era l'unica strada che dal centro del paese conduceva a Cisciano. Qui c'era la storica sede dell'unica farmacia di San Vitaliano, poi trasferitasi nella più centrale via Risorgimento. Questa zona del paese veniva identificata come Areto Cinema, perché qui c'era, fino agli anni 1960, una sala cinematografica. Questa sala serviva non solo per la proiezione dei film, ma anche per organizzare banchetti nuziali. Questa strada è Via Dante, che per i san vitalianesi è Avie Parul. Il motivo è perché in antichità quest'area era dedicata alla coltivazione di verdure e ortaggi, che in dialetto napoletano si dice Eparul. Ora invece ci troviamo in via Tasso, che veniva anche chiamata Avie Taverne, perché in epoca remota, alla fine di questa strada, dove si congiunge con l'attuale via nazionale delle Puglie, vi era una taverna che serviva per rifocillare uomini e cavalli che percorrevano l'attuale via nazionale che segue un tracciato di epoca romana. Questa è Via Nazionale delle Puglie ed è stata sempre individuata dai sanvitalianesi più anziani come Avianol. Facile intuire il perché. Era la strada usata per raggiungere, ovviamente a piedi, nei secoli passati, il centro più importante dell'intera area, cioè Nola. Fino agli inizi degli anni Ottanta era una strada a scorrimento veloce, essendoci poche abitazioni, isolate. Oggi, come vedi, è fortemente urbanizzata con moltissime attività commerciali. Questa è la frazione del nostro paese, si chiama Frascatoli. È di recente urbanizzazione rispetto al centro del paese e si sviluppa lungo quest'asse viario che collega Via Nazionale delle Puglie con il comune di Cisciano. Vi è l'altra chiesa della comunità sanvitalianese, anch'essa dedicata alla Madonna Santissima della Libera. Nel periodo pasquale, la collettività si mobilitava per organizzare una delle processioni più sentite, quella del Venerdì Santo di Gesù Morto. La distinzione tra Liccise e Chiazzaiuole, di cui ti ho parlato prima, si palesava anche in questa manifestazione solenne. Infatti, nel corteo religioso del Venerdì Santo, oltre alla statua raffigurante Gesù Morto e alla Madonna, sfilavano per le vie del paese tra due ali di folla la croce e la tomba, due simboli del martirio di Cristo composti da fiori preparati per l'occasione nel pomeriggio da vali di fiorai. La croce veniva appunto preparata dai chiazzaiuoli e la tomba dai leccesi. La processione del Venerdì Santo, l'altra processione importante è
quella del nostro santo patrono, che si festeggia il 16 luglio. Tutto il popolo sanvitalianese si stringe intorno alla statua lignea raffigurante il vescovo sanvitaliano, che viene portata per le vie del paese a spalla da validi cullatori. La particolarità è che la processione si svolge due volte all'anno, a luglio e nella seconda domenica di settembre, periodo in cui vi erano i festeggiamenti sia religiosi che civili. In quei giorni il nostro paese si animava di giostre che occupavano tutta l'area dove ora c'è Piazza Leonardo da Vinci e lungo via Risorgimento. Venivano cantanti di fama nazionale ed eravamo famosi nell'Interland come grandi estimatori di musica classica, in quanto arrivavano da noi le più famose bande concertistiche. Ed era bello la sera passeggiare sotto le luminarie tutte colorate che illuminavano a festa le nostre vie. Il paese si animava di persone che giungevano dai paesi limitrofi. Per noi ragazzini la festa di San Vitaliano era un momento di gioia, ma anche il segnale che le vacanze erano ormai finite e che l'inizio dell'anno scolastico era alle porte. Nell'area dove ora sorge il municipio e dove si è avuta una forte urbanizzazione residenziale, vi era il nostro centro sportivo, ossia vi erano interi campi incolti dove si giocava a pallone. Durante il periodo estivo potevi vedere tutti i ragazzini di San Vitaliano che, organizzati in due squadre da 5, 6 o anche 8 e più giocatori, si fronteggiavano in partite interminabili su più campetti contemporaneamente. La spensieratezza di quei giorni, la possibilità che avevamo noi ragazzini di stare tutto il giorno per strada senza che i nostri genitori avessero un minimo di preoccupazione, stridono con quello che viviamo oggigiorno noi da genitori.
Questa è la chiesa dell'Immacolata Concezione. Questa piccola chiesa è arricchita dal maestoso campanile, è composta da un'unica navata con abside, la cui volta è a vela. Qui vi è la sede della Confraternita dell'Immacolata Concezione. Al soffitto della navata vi è una tela di Angelo Mozzillo. Il campanile, che con la sua mole raggiunge i 42 metri di altezza, è visibile da tutto l'agro nolano ed è il nostro punto di riferimento, è il faro per ogni San Vitalianese doc. Realizzato in pietra di tufo nel 1874 sotto la direzione di un frate francescano, Don Mariano Spiezia, contiene tre campane, di cui la più grande pesa più di 4 quintali e nei giorni di festa ancora oggi deliziano il nostro udito con rintocchi udibili in tutto il territorio circostante. Crescendo, noi ragazzini facevamo di tutto per avere la possibilità di salire sul campanile della chiesa Ravie Cappella. Una volta giunti al piano dove è collocata la campana grande, era d'obbligo fare un rintocco battendo manualmente il batacchio all'interno della stessa. Era per noi un'impresa ardua e al tempo stesso una sorta di sfida per dimostrare che oramai si era abbastanza cresciuti. Questa chiesa, oltre alla Madonna Immacolata Concezione, si venera anche Sant'Antonio da Padova. Il 13 giugno la statua del santo percorre le strade del nostro amato paese. Tanti anni fa, anche per questo santo si organizzavano festeggiamenti in suo onore e il fulcro di tutto questo era via Metastasio, a via Mataluna. Il 23 novembre del 1980, alle ore 19:34, un sisma di magnitudo 6,9 gradi Richter e 10 della scala Mercalli, per ben 90 interminabili secondi, devastò un'area di 17.000 km quadrati che andava da Napoli fino a Potenza, con epicentro diversi paesi dell'Alto Alpino. Anche il nostro paese fu colpito da quest'onda tellurica, senza per fortuna portare danni a persone. Solo alcuni edifici subirono gravi danni, che furono successivamente abbattuti. Il cuore e la bontà dei San Vitalianesi non attardò a farsi avanti per portare aiuto alle popolazioni più sfortunate di noi. Infatti, fu preparata una casetta in legno prefabbricata e fu contattato l'esercito italiano per aviotrasportare il tutto a Sant'Andrea di Conza, che era uno dei comuni più distrutti, insieme a Sant'Angelo di Lombardi e Lione, tutti della provincia di Avellino. Preparato il tutto, atterrò un elicottero dell'esercito nell'area adiacente Piazza Municipio. Di quell'evento, come puoi vedere, ho le foto. Dopo quell'evento sismico, nella metà degli anni Ottanta, furono realizzati sul nostro territorio due insediamenti di edilizia popolare, destinate alle famiglie di Napoli e di San Vitaliano, che dopo il sisma non avevano più un'abitazione. Questo è il monumento ai caduti. Nel lontano 1968,
l'amministrazione comunale realizzò questo monumento in ricordo dei figli di San Vitaliano che persero la vita nella Seconda Guerra Mondiale per servire e difendere la patria. Ecco, conservo gelosamente l'invito che il comune di San Vitaliano fece stampare. Vi è il programma dell'evento e le autorità civili, religiose e militari che intervengono. Questo monumento sia da monito per voi, caro figlio mio, e per tutte le nuove generazioni affinché si comprenda l'errore e l'orrore della guerra. Questo edificio scolastico fu realizzato agli inizi degli anni 70 e qui frequentai l'elementare. Questo edificio invece fu realizzato alla fine degli anni 30. È il più antico edificio scolastico di San Vitaliano ancora in uso e qui frequentai la scuola media. Questo era l'edificio della scuola materna. Questo invece è il più recente edificio scolastico sanvitalianese. Infatti, fu realizzato in concomitanza con l'area sud e nord delle palazzine dopo il sisma del 1980. Adiacente ad esso vi è l'auditorium, che vede come protagonista di risultati eccellenti la nostra compagnia teatrale, Gad Radici. Sai, a San Vitaliano abbiamo una tradizione teatrale che inizia nei primi decenni del secolo scorso e che ad oggi, per fortuna, è ancora viva. Grazie all'impegno di giovani attori e giovani registi, il Gad Radici, anche per il futuro, ci regalerà meravigliose serate teatrali. Ora ti porto a vedere l'ex stazione della Circumvesuviana. Questo edificio è stato per anni la stazione della Circumvesuviana. Intere generazioni di giovani studenti, di lavoratori, ogni giorno varcavano questo ingresso per raggiungere le scuole, le università, i luoghi di lavoro. Delocalizzata la stazione in virtù di un nuovo tracciato ferrato, il comune di San Vitaliano qualche anno fa ha riadattato l'edificio per realizzare un centro sociale per bambini. Ha intitolato questo luogo al brigadiere Giuseppe Coletta, che prestava servizio nella locale stazione dei carabinieri di San Vitaliano. Questo eroe, insignito della Croce d'Onore, perì nell'adempimento del suo servizio nel novembre del 2003 a Nassiriya, in Iraq, in un attentato terroristico nel quale persero la vita altri militari italiani e due civili. Il brigadiere Coletta sacrificò la propria vita ai più sacri valori dell'amor di patria e dell'onore militare. Era un valido carabiniere, ma soprattutto un uomo con un cuore grande che aiutava bambini in difficoltà. Divenne naturale per l'amministrazione comunale dell'epoca, con questa scelta, ricordare l'operato e la bontà del brigadiere Coletta. Le croci sparse sul nostro territorio sono la testimonianza del passaggio delle sante missioni tenute dai frati nei decenni passati e sono il segno tangibile della fede che ha sempre albergato nei cuori dei nostri avi e che forse oggi si sono induriti, perdendo la bontà e l'amore che ci hanno sempre contraddistinto. Thank you.
Caro figlio mio, come vedi, il tempo inesorabilmente è trascorso. Io non posso farci nulla. Sono le leggi della natura. Io sono cambiato e con me anche il nostro paese. Mentre il mio declino fisico è inarrestabile, qualcosa potevo fare per il mio paese, semplicemente per consegnarti un mondo migliore. Io ho tanti ricordi e pochi sogni ormai. Spero per te che da oggi, oltre ai tuoi tanti sogni, ci siano anche i ricordi. I miei ricordi, perché come diceva Jeremy Irons, abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci portano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Entrambe spero ti accompagnino per tutta la vita su un cammino fatto di pace, serenità, giustizia sociale, di ecologia e di amore. Grazie.